4 i laboratori didattici per la formazione di consulenti del lavoro e la nuova, moderna e specifica offerta formativa presentata dall'Università degli Studi di Teramo. I laboratori sono indirizzati primariamente agli studenti iscritti al corso di laurea in servizi giuridici, ma sono anche aperti come attività formativa scelta a tutti gli studenti dell'Università di Teramo interessati a lavorare nella gestione del personale e nel settore della mediazione, domanda e offerta di lavoro, con particolare riferimento agli iscritti al corso di laurea in economia. Infine, i laboratori sono aperti a coloro che già esercitano la professione di consulente del lavoro. Una nuova offerta da parte della Facoltà di Giurisprudenza? Sì, in particolare di uno dei corsi di laurea di giurisprudenza, quello minore diciamo perché è la laurea triennale che quindi ha un pubblico, una platea particolare, diversa da quella della grande laurea in giurisprudenza che consente l'accesso alle professioni legali, alla magistratura eccetera. E però è un percorso triennale che noi da 2 anni, soprattutto da quando abbiamo fatto un'importante riforma dell'offerta didattica, stiamo cercando di valorizzare al massimo per non farla essere come un po' è stata vissuta per i primi anni della sua istituzione, come la Cenerentola, no? Della Facoltà di Giurisprudenza, ma invece come un corso che ha le sue specificità. In particolare questo corso ha 3 curriculum. I laboratori che presentiamo oggi fanno parte del curriculum consulenti del lavoro e sono un po' un fiore all'occhiello perché sono dei laboratori che rappresentano un'offerta didattica molto professionalizzante, molto calata diciamo nella professione e sono organizzati in partnership con i 3, si dice in inglese stakeholder oggi, questa è la terminologia in valsa, con gli attori, gli interlocutori privilegiati della professione, coloro che sono la professione in questo paese e quindi sono questa partnership è importantissima perché serve a far sì che il corso possa effettivamente svolgere la funzione che gli è propria, cioè quella di formare questa professionalità che non può essere formata dal corso di laurea in giurisprudenza, quello nobile tra virgolette, no? Quindi questa è una professionalità particolare che noi cerchiamo quindi di valorizzare in questo modo. Di corsi di laurea del genere ce ne sono diversi in Italia, ce ne sono parecchi anche in quest'area geografica, però il nostro con questa partnership si qualifica particolarmente, oltre allo sforzo che già viene fatto in termini di docenti dedicati, un'offerta didattica molto interessante, ma questo tipo di contenuti sono particolarmente diciamo rivolti allo scopo particolare del corso.